Enrica Lattanzi e da Michele Luppi della redazione del settimanale della Diocesi di Como. Siamo in diretta da Kalongo in Uganda per la Santa Messa nella solennità di Cristo Re dell'Universo con il rito di beatificazione del venerabile servo di Dio Padre Giuseppe Ambrosoli. Buongiorno dalla squadra di Luci nel Mondo, Paola Necchini, Giovanni Brutti, Gianni Gasparini, Paola Anguio, Bonifasso Pota per la regia di Andrea Sperotti. Una diretta frutto della collaborazione fra Diocesi di Como, Congregazione dei Combognani e Parrocchia di Ronago. Il commento liturgico è a cura di Padre Cosimo De Iaco, Combognano, vicepostulatore della causa di beatificazione di Padre Ambrosoli. Buongiorno Padre Cosimo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Enrica. Un saluto a tutti gli ascoltatori, a tutti quanti seguono la trasmissione da varie parti del mondo, possiamo dire. Benvenuti a tutti a questa celebrazione. Vediamo adesso che la processione di ingresso sta procedendo, il vescovo, l'arcivescovo Luigi Bianco, il nunzio apostolico in Uganda che presiede la celebrazione, sta avvicinandosi all'altare. Insieme con lui ci sono alcuni vescovi concelebranti e al lato dell'altare ci sono i sacerdoti concelebranti, circa un centinaio. Seguiremo la celebrazione sia ammirando le manifestazioni di gioia proprio della cultura africana, della cultura Choli, e anche lo spirito profondo liturgico della celebrazione stessa. Ecco, ricordiamo, come stava dicendo lei, che a presiedere il rito di beatificazione il nunzio apostolico in Uganda, l'arcivescovo Monsignor Luigi Bianco, insieme a una decina di vescovi della regione, in particolare l'arcivescovo di questa diocesi, la diocesi di Ubu, Monsignor John Baptiste Odama, e poi uno stuolo di sacerdoti, dei suoi confratelli. Soprattutto ricordiamo che oggi siamo qui per la beatificazione di Padre Ambrosoli nella solennità di Cristo Re. Sì, questa celebrazione si inserisce nella celebrazione della solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. Quindi la nostra attenzione, il nostro cuore, la nostra fede è certamente rivolta a Gesù, Re dell'Universo, ma vogliamo oggi anche onorare un servitore di questo Re, che è appunto il venerabile Padre Giuseppe Ambrosoli, che oggi si era elevato all'onore di essere proclamato beato. E come Gesù ha servito con la sua dolcezza, con la sua misericordia, con la sua bontà fino al sacrificio della sua vita sulla croce, allo stesso modo il servo di Dio che oggi verrà beatificato ha manifestato la sua fede attraverso il servizio dei poveri e dei sofferenti, soprattutto degli ammalati qui a Kalongo e nei dintorni, a tutti gli ammalati che da varie parti del paese accorrevano a lui perché fiduciosi nella sua bontà e nella sua competenza medica. Benissimo, abbiamo visto l'incensazione dell'altare, quindi adesso ci predisponiamo a vivere la celebrazione della Santa Messa con la beatificazione di Padre Giuseppe Ambrosoli. Sì, possiamo anticipare che il rito della beatificazione si inserisce durante la Messa. Durante la Messa avremo il rito della beatificazione, dopo il canto del Signore Pietà, Kyrie Eleison, ci sarà il rito della beatificazione. Ora il Vescovo, l'Arcivescovo Luigi Bianco, sta iniziando la Messa. Peace be with you. Ecco, ora inizia il rito della beatificazione. Il primo momento del rito di beatificazione è la lettura della lettera apostolica firmata dal Santo Padre, Papa Francesco. Ma prima che venga letta la lettera, il vescovo, l'arcivescovo di Gulu, fa una petizione ufficiale all'arcivescovo perché il servo di Dio, il venerabile Giuseppe Ambrosoli, venga annoverato tra i beati. Reverendissima Eccellenza, la Chiesa di Dio che vive nell'Arcidiocesi di Gulu, con l'Istituto Comboniano, le suore missionarie comboniane,
chiede umilmente al Sommo Pontefice di voler iscrivere nel numero dei beati il venerabile servo di Dio Giuseppe Ambrosoli. Ora segue la lettura del profilo biografico del servo di Dio da parte del postulatore della causa di beatificazione. Il postulatore è il padre Arnaldo Baritusio, un padre comboniano che ha seguito tutto l'iter della causa di beatificazione. Questa beatificazione è la prima di un comboniano che ha realizzato nella sua vita ciò che ha proclamato con le sue labbra: Dio è amore e io sono suo servo per le persone che soffrono. Il beato Giuseppe Ambrosoli unì per tutta la vita fede e carità. Senza fede un missionario non ha nulla da annunciare, ma senza carità non può annunciare Gesù Cristo. Giuseppe Ambrosoli, uno dei sette figli della famiglia Ambrosoli, nasce il 25 luglio 1923 a Ronago, nella provincia di Como. Sua madre Palmira Valli, suo padre Giovanni Battista Ambrosoli, e venne battezzato nella chiesa parrocchiale domenica 29 luglio. La sua formazione si è svolta in diverse istituzioni accademiche fino a quando frequentò l'Università di Studi di Milano, dove conseguì la laurea in medicina e chirurgia. Poi intraprese un corso in medicina tropicale e igiene presso l'Istituto di Medicina Tropicale di Londra. All'età di 28 anni, nell'ottobre del 1951, il giovane dottore Giuseppe Ambrosoli si presentò al nivoziato comboniano di Novara. Fu ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 18 dicembre 1955 all'età di 32 anni. Scrisse nel giorno della sua ordinazione sacerdotale che intendeva essere per tutta la vita uno specchio, quindi riflettere agli altri lo splendore dell'amore divino che aveva ricevuto. Completamente immerso nell'amore di Dio, ogni suo attributo umano, professionale, sacerdotale avrebbe rispecchiato la vicinanza di Dio a tutte le persone, ma specialmente a coloro che soffrono. Era questo il significato delle parole che amava ripetere parlando della sua vocazione di dottore e sacerdote. Possano vedere Gesù in me. Non si tratta di fare le cose diverse, ma è il modo di affrontare e curare i malati ciò che conta. Devono sentire che il contatto è veramente fraterno a causa dell'amore di Cristo. Alla fine di febbraio 1956 Giuseppe era già a Calongo. Qui con lui inizia un grande capitolo del Vangelo della Carità. 31 anni di servizio missionario trascorsi all'ombra di questo mondo e di questa Chiesa. Un esempio eloquente di comunione tra due Chiese e due popoli, dove Dio lo ha fatto fiorire. Sia lodato il Dio e Padre di nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo ascoltato la lettura puntuale della biografia di Leona. Ascoltiamo la lettura della lettera apostolica. Dove?
Tutti si alzano in piedi. Noi, accogliendo il desiderio del nostro fratello Giovanni Battista Odama, arcivescovo metropolitano di Gulu e di molti fratelli nell'Episcopato e di moltissimi fratelli, dopo aver avuto il parere del Dicastero della Causa dei Santi, con la nostra autorità apostolica concediamo che il venerabile servo di Dio Giuseppe Ambrosoli, presbitero professo della Congregazione dei Missionari Comboniani del Cuore di Gesù, medico e sacerdote, che come buon samaritano si fece instancabilmente prossimo ai bisognosi per curare le loro ferite nel corpo e nello spirito, d'ora in poi possa essere chiamato beato e che si celebri ogni anno il giorno 28 luglio nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto, in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Concesso a Roma presso il Laterano il 7 ottobre, memoria della Beata Vergine Maria del Rosario, è l'anno del Signore 2022, decimo del nostro pontificato Francesco. Lettera, la venuta lettura della lettera apostolica della beatificazione è che seguirà sarà lo svelamento dell'arazzo con l'immagine del beato, quello che sta avvenendo adesso. Ascoltiamo di sottofondo uno degli inni che sono stati scritti per Padre Ambrosoli. Ecco, cade il 28 di luglio, quindi il 28 di luglio di tutti gli anni è la memoria liturgica del beato Giuseppe Ambrosoli. È stata scelta questa data perché è la vigilia del suo battesimo. Esatto, esatto. Il 28 luglio di ogni anno verrà celebrata la memoria del beato Giuseppe Ambrosoli e del giorno della vigilia del suo battesimo.
nel celebrare la memoria dei nuovi beati e dei santi si sceglie una data significativa della loro ordinazione sacerdotale o della professione religiosa. Per il beato Giuseppe Ambrosoli è stata scelta la data più vicina al suo battesimo, il 28 luglio, quindi ogni anno nell'arcidiocesi di Gulu, nella diocesi di Como, presso le varie comunità di missionari comboniani, il beato, ora beato, Giuseppe Ambrosoli verrà ricordato con una celebrazione secondo le regole stabilite dalla Chiesa. Sappiamo che il rito della beatificazione verrà poi seguito, quando ci sarà poi un altro miracolo, dal rito della canonizzazione. Ora il nostro servo di Dio, padre Giuseppe Ambrosoli, è beato. Beato Giuseppe Ambrosoli. Ricordiamo ora come prosegue il rito di beatificazione. Sì. Ecco, dopo questo momento della lettura della lettera apostolica e lo svelamento dell'arazzo, il momento successivo sarà il portare all'altare il reliquiario contenente le reliquie del nuovo beato. Verrà portato all'altare, adornato con fiori e verrà incensato. Questo è un gesto di venerazione che è dovuto proprio per l'avvenuta beatificazione attraverso la lettura della lettera apostolica firmata dal Papa Francesco e letta dall'Arcivescovo Luigi Bianco. Ricordiamo che la venerazione delle ossa è un segno molto caro alla tradizione cristiana, perché ci rende presente, vicino anche fisicamente, la persona del beato, e attraverso la venerazione delle sue ossa da una parte ricordiamo le virtù che lui ha vissuto attraverso quel corpo fisico di cui un frammento rimane tra noi, la reliquia, ma anche le reliquie sono un segno che ci invitano alla fiducia e quindi a pregare attraverso la intercessione del nuovo beato, perché il Signore possa concedere quelle grazie e quegli aiuti, sia materiali, spirituali, che ciascuno possa richiedere al Signore attraverso la venerazione, la preghiera, l'intercessione del beato. Processione, no? Che introduce le reliquie, una processione davvero molto suggestiva, bellissime i costumi, le ragazze con le ali di angelo e gli uomini con un copricapo di piume. Abbiamo visto prima, durante la lettura della lettera apostolica e poi anche durante lo svelamento, moltissime persone commosse e poi anche il soffio del vento proprio mentre veniva letta la lettera, la bolla apostolica. Quindi lo Spirito Santo è tra di noi, il nuovo santo, il nuovo sì, beato. Sottolineiamo anche una piccola difficoltà tecnica che ci fa capire che questa, lo vogliamo sottolineare, è una beatificazione che avviene non in una cattedrale, ma in una chiesa parrocchiale, che è nel nord dell'Uganda. Quindi bisogna veramente elogiare tutto il personale, i sacerdoti, le suore, i cristiani che sono impegnati a preparare e ora a portare avanti la celebrazione veramente con grande, grande dignità. Quello che vedete sono i costumi tipici della popolazione Acholi, da sapere che nell'Uganda gli Acholi sono famosi come danzatori e quindi ora stanno esprimendo questo loro genio culturale proprio per manifestare la loro gioia davanti al nuovo beato. Queste danze liturgiche, no? Proprio nel segno di questo, di questa evangelizzazione, no? Di questa incarnazione nella cultura e nella vita delle persone. Stiamo vedendo delle danze tradizionali che vengono utilizzate, sono esatto. Le danze regali, no? Proprio quando viene introdotto il re o sì. Il dignitario. Quindi questo sì. Ci fa capire ancora di più l'importanza che ha padre sì. Ambrosoli per questa regione e per queste popolazioni.
una nota che si può aggiungere è che il reliquiario contenente la reliquia viene portato in processione dal vicario generale della diocesi di Bulu, Monsignor Mettio Domo, e viene attorniato da questi danzatori che stanno danzando la tipica danza regale, la Buola Dance, che viene appunto danzata per dare onore e omaggio al momento dell'installazione del capo locale o quando si vogliono accogliere con grande onore capi dignitari. E quindi è un grande segno che, come dicevi tu Erika, manifesta come la fede e la cultura si fondono insieme veramente per dare un segno della profondità della fede che sta maturando sempre più in questa popolazione. Da pensare che l'Evangelo è arrivato qui a Calongo nel 1934, quindi se sono 88 anni. Sì. Da 84 non abbiamo celebrato il 50°, quindi 90 anni fa, ecco esattamente 90 anni fa. Le reliquie sono giunte sull'altare, adesso ci sarà il momento dell'incensazione, tra le altre cose, oltre alle reliquie viene portata una copia personale della Bibbia di padre Ambrosoli, dove è sottolineata anche a Calongo la data del 29 gennaio 84. Esatto, ecco ora la reliquia che viene incensata dal celebrante principale, l'arcivescovo Luigi Bianco. L'incensazione, sappiamo, si fa davanti alle immagini sacre o all'immagine dei santi come segno di rispetto, di venerazione. Be me on board, but one more leg, Papa. Ubira Yibdong, be water of a gentle Archbishop. Yoma, Kikwayo, give me on board, but one more leg, Papa, a gentle Archbishop, Ubira Yib. Thank God, blessed among us, now we want to express our gratitude to the Holy Father. And now I invite His Grace and the following people to come, the Superior General of the Kombodi Missionary, fathers and brothers and sisters, ora il the Mother General of the Little Sisters of Mary Immaculate of Guru, il ringraziamento. Lucia Lomacol, whom God gave that miracle,
La Chiesa che nell'Arcidiocesi di Kulu e nella Diocesi di Como, con il Superiore Generale dell'Istituto dei Comboniani, il Superiore Generale delle Suore Missionarie Comboniane, la Superiore Generale della Piccola Suore di Maria Immacolata di Gulu, la Signora Lucia Lomocolli, la Madre Carimo Gion, che è stata miracolata, il Dottor Eric Domini, il ginecologo che ha esortato le infermiere, il presidente a invocare venerabile Ambrosoli, un rappresentante del medico del personale della scuola di ostetricia, un rappresentante del popolo di Calongo con il loro parroco, vengono devotamente a ringraziare il successore dell'Apostolo di Pietro e ringraziare al Padre di Gesù Cristo e Padre nostro, a Dio tre volte santo, e innalzare l'inno di lode per aver annunziato beato il venerabile servo di Dio Giuseppe Ambrosoli. The church that is in the Archdiocese of Gulu and in the Diocese of Como, with the Superior General of the Institute of the Comboni Missionaries, the Superior General of the Comboni Missionary Sisters, the Superior General of the Little Sisters of Mary Immaculate of Gulu, Mrs. Lucia Lomocolli, the Mother Carmo John, who was cured, and Dr. Eric Domini, the gynecologist, who urged the nurses present there to invoke Venerable Giuseppe Ambrosoli, a representative of the medical staff of the hospital and the school of obstetrics, a representative of the people of Calongo with their parish priest, are all devoutly grateful to the successor of the apostolic Peter, successor of the Apostle Peter, and give thanks to the Father of Jesus Christ and our Father, to the God, three times holy, and raise the hymn of praise for having proclaimed blessed the venerable servant of God, Giuseppe Ambrosoli. Let's clap. Gulu sta scambiando un segno di pace, saluto di pace con il nunzio apostolico. Ora l'assemblea si mette in piedi per ricevere la benedizione finale, che conclude solennemente questa celebrazione della messa dell'Eucaristia, durante la quale è stato beneficato il servo di Dio il Venerabile, ora beato, Giuseppe Ambrosoli, nato a Ronago ed è venuto qui a svolgere la sua missione di sacerdote e medico. Ora a parlare è il vicario generale della diocesi di Gulu, Monsignor
Matteo O'Donnell. Sentiamo il vicario generale che sta rinnovando i suoi ringraziamenti ai partecipanti, ai fedeli e ai pellegrini. Il vicario generale è stato anche a capo del comitato per la beatificazione, quindi ha avuto un ruolo importante nella buona riuscita di tutta questa macchina organizzativa. Un grande impegno da parte del vicario generale, ormai diciamo molto esperto in questo tipo di lavoro, e ci sono state 17 commissioni, 17 gruppi che hanno organizzato i vari aspetti della celebrazione, e il vicario generale della città di Ligure è stato il coordinatore, il responsabile della commissione centrale. Ora il vicario generale sta dicendo una parola di commento, dicendo che la beatificazione, la canonizzazione è un riconoscimento della eroicità, delle virtù che il servo di Dio ha vissuto, e quindi è un invito a ringraziare il Signore per quanto a Lui ha manifestato nella vita del beato Giuseppe Ambrosoli, le sue virtù eroiche, della fede, della carità, della speranza. Ogni suo successo non voleva che fosse attribuito alla sua bravura, ma piuttosto come dono di Dio, accolto come dono di Dio, e quindi invitava più a dare gloria a Dio, a ringraziare Dio per tutto quanto Lui aveva fatto. Intanto il vostro superiore, padre Tesfai, ha preso la parola per il ringraziamento. Ecco, colui che sta parlando in questo momento è il superiore generale dei missionari comuniani del Cuore di Gesù, padre Tesfaye Tadesse, etiopico. Siamo grati a Dio per questo giorno di festa e per la beatificazione del padre Giuseppe Ambrosoli. E ringraziamo a nome della Congregazione di Missionari Comboniani la parrocchia di Calongo che ha accettato che la beatificazione avesse luogo in questa parrocchia. Come anche siamo grati alla Chiesa locale, all'Arcidiocesi di Gulu e al suo Arcivescovo Giobatti Sodama e al padre anche al parroco della parrocchia di Calongo, padre Ramon. Grande anche ringraziamento alla famiglia Ambrosoli, alla nipote Giovanna, siamo in comunione con la diocesi di Como e il suo pastore, il cardinale Oscar Cantoni. E come comboniani noi ci impegniamo ancora a essere missionari secondo l'esempio che ci ha lasciato il beato Giuseppe Ambrosoli, che il suo esempio aiuti tutti quanti noi, e ha concluso con le parole in acioli, a fuoio matè, che vuol dire grazie, grazie molte, grazie a tutti. Ecco, adesso ascoltiamo Suor Luigina Frison, che è la provinciale delle suore missionarie comboniane. Adesso porta anche lei il suo saluto e i suoi ringraziamenti. L'abbiamo sentita, lei è orgogliosa di essere anche lei un seme per l'evangelizzazione. E poi Suor Luigina ha vissuto anche lei in prima persona il miracolo che ha portato alla beatificazione, poiché lavorava nell'ospedale dove Lucia è stata assistita. Ecco, Suor Luigina sta ricordando il ruolo, il servizio di padre Ambrosoli alla Chiesa, quindi la sua vicinanza ai più poveri, ai più fragili, ai malati, è servizio alla Chiesa, alla comunità.
Quindi il progetto di vita di Padre Giuseppe Ambrosoli si innesta perfettamente in quello che è stato il progetto, il vostro carisma del vostro fondatore San Daniele Comboni. Ecco, la gioia e l'energia che abbiamo vissuto in questa giornata, Suor Luigina si augura che sia un punto di partenza, no? Quello che ci diceva anche prima per l'Uganda e per le congregazioni comboniane maschili e femminili. Ecco, nei saluti finali ancora un augurio di benedizione di questa unità con l'Uganda. Adesso è Don Gianni Bianchi, sacerdote della diocesi di Como. Parola in italiano. Dall'inizio degli anni Ottanta io sono andato con vari volontari sempre in Caramoja. Il beato Giuseppe Ambrosoli per radio mi diceva: ma insomma, vieni almeno una volta anche a Calongo, e se trovo qualcuno che mi porta vengo. E non sono mai riuscito ad arrivare a Calongo. Sono venuto ad esaudire quella richiesta che il padre Ambrosoli mi faceva prima che morisse all'inizio degli anni Ottanta. Ecco, adesso vediamo che si avvicinano i due postulatori generali, perché padre Arnaldo Baritussio per i Comboniani e padre Joseph Okumu per l'Arcidiocesi di Como. Ecco, adesso stiamo mostrando la medaglia in ricordo della beatificazione. Ecco, inquadrate la medaglia commemorativa della beatificazione. Ecco, adesso stanno portando la medaglia e le reliquie, le stanno portando al nunzio, al celebrante principale. To present a commemorative medal and a relic of Blessed Joseph to Lucy Lomocol, the Karimojong mother who was miraculously cured after the invocation on Father Ambrosoli. Una copia della medaglia commemorativa viene donata anche a Lucia Lomocol. Ecco, inquadrata Lucia, al suo fianco il dottor Eric Domini, che ha avuto l'intuizione di prendere il santino e di pregarlo. Tra le altre cose, un santino che gli era stato donato da padre Egidio Tocalli, che ha raccolto il testimone di padre Ambrosoli qui all'ospedale di Calongo. Vediamo l'incontro tra i celebranti e il presidente Museveni. Abbiamo visto che si stanno allontanando dal palco. E si stanno dirigendo verso il presidente dell'Uganda. Lo vediamo indossare il suo tradizionale copricapo, spesso lo abbiamo visto nelle occasioni ufficiali. Sì. L'arcivescovo di Gulu, il postulatore generale e altre persone, il superiore generale dei missionari comboniani, il parroco di Calongo, le suore, il superiore provinciale delle suore missionarie in Uganda e anche la superiora generale delle
Ito assista a Mary Immaculate of Gulu sono andate per un segno di omaggio al presidente dell'Uganda. Sì, ora l'arcivescovo di Gulu inviterà il presidente dell'Uganda a prendere la parola per rivolgere il saluto alla popolazione. Sono qui come rappresentante del governo nel giorno della beatificazione del dottore Giuseppe Ambrosoli. Voglio ringraziare Sua Santità il Papa e la Chiesa per organizzare il prezioso lavoro del beato. Il messaggio cristiano è un messaggio quindi di amore, amare Dio e superare ogni forma di egoismo. Il Presidente della Repubblica dell'Uganda, Yoweri Museveni, sta sottolineando come un invito anche veramente a un impegno che porti a uno sviluppo delle persone, delle famiglie, della società, sia nel campo sanitario in cui il Beato ha eccelso con la sua dedizione, la sua professionalità, ma anche nei vari campi dell'attività, verso i quali veramente ogni membro della popolazione può dare il suo contributo. E quindi ora il Presidente ha ringraziato tutti e Ero ha preso posto. Questo che stiamo ascoltando è l'inno dell'Uganda. Scritto per padre Giuseppe Ambrosoli, sì. Da Enrica Lattanzi del settimanale della diocesi di Como, da padre Cosimo De Iaco, veramente grazie alla sua presenza preziosissima, padre Comuniano, vice postulatore per la causa di beatificazione di padre Ambrosoli, la sua presenza è stata preziosa per aiutarci nel commento liturgico e nel vivere e conoscere meglio la figura di padre Ambrosoli. Grazie a tutti voi per essere venuti e per trasmesso dal vivo questa celebrazione. Credo che sia stato un momento di gioia, un momento di festa, anche un momento veramente di crescita anche nella fede, avendo partecipato a una celebrazione eucaristica, e che questa celebrazione veramente sia un segno di fraternità e possa anche lasciare un seme che possa portare frutto della nostra vita, la vita di tutti coloro che hanno avuto la possibilità, che avranno la possibilità magari in futuro, riascoltando, rivedendo queste immagini, di rivivere queste emozioni che abbiamo vissuto noi dal vivo. Ringraziamo tutti per lo sforzo tecnico e professionale, la squadra di Luci nel Mondo, Paolo Annecchini, Giovanni Brutti, Gianni Gasparini,
Paul Anguio, Bonifacio Potai, per la regia Andrea Sperotti e il collega del settimanale della Diocesi di Como, Michele Luppi. Da noi tutti veramente ancora il ringraziamento per averci seguito in diretta e con le note dell'inno di Padre Ambrosoli ci salutiamo fortificati dalla santità e dalla testimonianza di Padre Giuseppe. Saluto a tutti.